Claudio Domenicali, un altro importante tassello nel rapporto tra Riviera di Rimini e Ducati. Beh, direi che sì, questa moto in qualche modo simboleggia questa amicizia straordinaria che c'è fra questa marca che è così radicata nel territorio, così radicata all'interno di questo posto straordinario che vede non solo Ducati ma Ferrari, Maserati, Lamborghini, quindi i marchi più belli, e in qualche modo ci permette anche di portare in giro per il mondo questa bellezza del vivere italiano che vede in Rimini, se vogliamo, proprio una delle sue eccellenze più forti. Avete scelto non a caso da personalizzare attraverso la sapiente creatività, la sapiente mano di Aldo Drudi, uno dei vostri modelli più iconici, il Monster. Sì, il Monster è una moto che dal 1993 ci dà delle soddisfazioni straordinarie, ne abbiamo prodotte oltre 200.000 esemplari e rappresenta proprio, è un simbolo della marca e anche un simbolo, se vogliamo, della creatività di questo paese che riesce a generare delle eccellenze straordinarie come questa e che quindi ben si prestano poi a essere in qualche modo unite ad altre eccellenze come il territorio e Rimini in questo caso, per in qualche modo proprio festeggiare ed essere un simbolo da festeggiare insieme. Street food e moto, un connubio su cui Ducati ha puntato già da tempo, non a caso siete tra i promotori del progetto Rimini Street Food, che ovviamente è citato anche sul Monster, appunto personalizzato da Aldo. Sì, direi che è una bellissima iniziativa che abbiamo supportato fin dall'inizio, ci abbiamo creduto, proprio perché Ducati non significa solo due ruote, ma significa anche proprio questa voglia di goderci la vita a 360 gradi. La moto è una grandissima passione, i nostri motociclisti sono appassionati, ma sono anche persone a cui piace vivere bene e quindi, perché no, anche mangiare bene, e perché no, mangiare anche bene lungo la strada, quindi senza dover per forza fermarsi nei posti più blasonati, ma godere di questa anche sincerità e immediatezza che il territorio può dare. Abbiamo citato appunto questo anniversario, il Monster compie 25 anni, fu presentato a Colonia nell'autunno del 92. Cosa riserva Ducati agli appassionati di questa Naked che ormai ha fatto storia? Beh, ci abbiamo delle sorprese, le stiamo cucinando a piacere, a dovere. Buon lavoro. Sì, un manifesto balneare, un manifesto turistico, abbiamo risparmiato i soldi delle plance. In realtà questo è un grande progetto che racconta di questa Via Emilia, che parte dal Ponte di Tiberio a Rimini, alle Ajacta Est, che è sul parafango. È il racconto di una terra che prende il ferro e fa la meccanica con la Ducati, prende una piazza sul mare e diventa Rimini aprendosi al mondo. Il manifesto racconta la storia della città, le sue proposte culturali, l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio, la Rosa Malatestiana nei 600 anni di Sigismondo Pandolfo Malatesta, e poi le emozioni che sono raccontate da questo stile straordinario di Aldo Drudi, il designer più famoso nel campo motociclistico, che racconta appunto le emozioni che la Riviera e Rimini dà. La Via Emilia è cibo, è contadini, è sapori, è almeni, le mani. È una tenda da circo dove Massimo Bottura chiama i contadini e i più grandi cuochi del mondo. La Via Emilia è la meccanica, e quindi questa partnership tra la Ducati, questa terra dove si producono i motori, e poi i piloti, dove i motori vanno, la Romagna, diventa il World Ducati Weekend, diventa il MotoGP, diventa Riviera di Rimini MotoGP di San Marino, un evento unico nel mondo. È una terra, l'Emilia Romagna, che si racconta attraverso Rimini, che investe sulla propria identità. Sì, a volte basta parlarsi, basta sentire. Ecco, noi siamo una terra che sente la passione per quello che siamo stati, quello che saremo, la curiosità, l'innovazione, sapendo che la terra è importante, le nostre radici sono importanti. Per questo in questa moto c'è la meccanica e la modernità, c'è la ricerca, ma c'è anche la storia di una città romana, medievale, rinascimentale, dell'Ottocento con Verdi, e che oggi sta cambiando, ad esempio, i suoi lungomare. Ma intanto, grazie a Ducati, semplicemente dire chi siamo, un pezzo della nostra identità. Questa è un'operazione che ci permette appunto semplicemente di raccontare una storia millenaria, fatta anche dalla fatica e dal lavoro di migliaia e migliaia di persone. Siamo una terra operosa, per noi il turismo, la cultura, l'identità producono lavoro, questo è quello che conta. Sto studiando dove nascondere sto robo. Grazie.
Va bene, allora. Chilometro zero della mia amica che propone le proposte materiali con l'icone, lo stile tattoo. Stile il casco, sì, stilizzato un po' il casco. Ti racconto un po' questa di Emilia Montorvalli. Uomo. I cuochi del mondo che diventano cuochi da marciapiede sotto un circo davanti al Grand Hotel. Con i Ducati. Alle Ducati cuochi in cottura che va a portare le ricette, no, della piada, specchie ai più grandi. Consegna ufficiale. Oh, ci sta. È l'uscita e l'ingresso del porto. L'ingresso del porto, con un vento forte così, tutte le onde sbattavano là. No, buttavano là. Non abbiamo mai vinto, non è che per cui sono il prossimo che lo fa, l'ha comprata, l'ha presa via. Sì, sì, perché creano un clima. L'idea è stata la via, dove parte la rivista, e facciamo scivolare al mare, che si chiama Almeni, e i grandi chef internazionali di Roma. Devi solo andare là con un circo a Manatta. Ci vediamo giù. Sei giù. Il ponte di Tiberio, sì, è l'acqua d'Augusto. Raccontare. Motociclette americane, via Emilia. Non so se devo andare a Manatta. Poi ci vediamo.